Bene, allora siamo lieti di poter riaccogliere il Giro d'Italia a Termoli dopo tanti anni. Era un qualcosa che auspicavamo già dal nostro insediamento, quindi dal 2019, da quando la Giunta Roberti si è insediata, e riusciamo quindi oggi nel 2021, maggio 2021, a poter riavere, diciamo, il Giro d'Italia a Termoli, la settima tappa del Giro d'Italia a Termoli. E ci stiamo preparando sotto tutti i punti di vista, sì, quindi da un punto di vista organizzativo, proprio strettamente legato a quella che è, diciamo, l'organizzazione del giro, con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato, con la preparazione delle, diciamo, delle chiusure strade, con i lavori che naturalmente hanno interessato un po' tutto il territorio comunale, quindi tutto il percorso che interesserà, diciamo, il Giro d'Italia. Abbiamo voluto coinvolgere anche gli esercizi commerciali di Termoli, ai quali abbiamo chiesto di allestire le vetrine delle proprie attività commerciali, per far sì che, insomma, Termoli sia quanto più accogliente possibile per, diciamo, gli atleti e per tutta la carovana rosa che, ripeto, attendavamo tanto. Questa è una manifestazione di un spessore nazionale e internazionale ed è una grossa opportunità per il nostro territorio. Un'opportunità che cade proprio con, diciamo, con la ripartenza, diciamo, delle attività post-pandemia, e naturalmente ci porta a quella che è la ormai imminente stagione estiva. Quindi vogliamo vederla come un attimino come una rinascita del nostro territorio, un'opportunità quindi di diciamo, rilanciare, anche promuovere il nostro territorio anche da un punto di vista turistico, perché è vero sì che il Giro d'Italia è una manifestazione sportiva importantissima e seguita in 287 paesi in tutto il mondo, però per noi è anche un'opportunità per il rilancio, diciamo, un attimino dell'immagine turistica di Termoli, e quindi come tale abbiamo cercato di sfruttarla nel migliore dei modi. Abbiamo fatto sì che quindi Termoli sia, ripeto, vestita a festa un attimino per questa ricorrenza, e speriamo naturalmente che, al di là, diciamo, dell'evento sportivo, che naturalmente è in primo piano in questo momento, però speriamo che ci dia anche una visibilità e un ritorno anche da un punto di vista di accoglienza per quello che potrebbe essere l'imminente stagione estiva.